Sono onorato di essere con voi oggi, in una delle migliori università del mondo. Io non mi sono mai laureato. Vi vorrei raccontare tre storie. La prima parla di punti. Imparai l'importanza della variazione dello spazio tra combinazioni diverse di caratteri. Era ovviamente impossibile unire puntini guardando al futuro, mentre ero al college, e capire in cosa si sarebbe concretizzato tutto ciò. Ve lo ripeto, non potete unire i puntini guardando al futuro. Potete connetterli in un disegno solo se guardate al passato. Dovete quindi avere fiducia nel fatto che i puntini si connetteranno, in qualche modo, nel vostro futuro. Dovete avere fede in qualcosa, il vostro intuito, il destino, la vita, il karma, quello che sia. La seconda storia parla d'amore e di perdita. All'epoca non me ne accorsi, ma il mio licenziamento dalla Apple fu la cosa migliore che poteva capitarmi. Il peso del successo fu rimpiazzato dall'illuminazione di essere un principiante ancora una volta, con molta meno sicurezza su tutto. Questo mi liberò e mi consentì di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. Durante i 5 anni successivi fondai una società di nome Next, un'altra di nome Pixar. A volte la vita ti colpisce in testa come un mattone. Sono convinto del fatto che l'unica cosa che mi ha consentito di proseguire sia stato l'amore che provavo per quello che facevo. Dovete trovare ciò che amate. L'unico modo per fare il lavoro migliore è quello di amare quello che fate. Se non lo avete ancora trovato, continuate a cercare, non vi fermate. La terza storia parla di morte. Ricordarsi che moriremo è il modo migliore che conosco per evitare la trappola di pensare di avere qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c'è nessun motivo per non seguire il vostro cuore. La morte è probabilmente l'unica migliore invenzione della vita. È l'agente di cambiamento della vita. Elimina il vecchio per far spazio al nuovo. Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non lasciatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altri. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui lasci affogare la vostra voce interiore. E, cosa più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore ed il vostro intuito. Lo sanno già quello che voi volete veramente diventare. Tutto il resto è secondario. Siate affamati, siate folli. Stay hungry. Stay foolish.